Bella raga, benvenuti... Oddio. Mi sta suonando il campanello. Ci sono, mi è arrivata una maca. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, a fianco a me ho un pacco gigantesco, ma proprio veramente veramente grande, che mi arriva dall'Inghilterra. Perché questo sito qua che vedete, che si chiama JP Games, mi ha regalato praticamente il disastro di roba in cambio di questo video. Quindi io li ringrazio. E all'interno di questo pacco c'è veramente il mondo, e vi farò vedere passo per passo che cosa c'è all'interno di questo pacco. Come avete un po' intuito, ci sono degli oggetti strani, insomma, degli oggetti particolari. Elements, no, questo è fighissimo. Ah, questo mi mancava, questo non ce l'avevo. Alcune cose vedo che le avevo già, tipo questi due rompicapi qua, quello dell'alfiere e quello della regina, e li ho anche già fatti su questo canale. Dai, partiamo da questo. Oh, cos'è sta roba? Sembra tipo un fulmine. Guardate, non so se si vede, ma sembra tipo un fulmine. Vado, eh. Boom. Fa la luce. Ah, e la luce cambia anche colore, vedete? Ovviamente sarebbe meglio se ci fosse tutto quanto buio. Guardate che figata. Come potete vedere, questo si chiama Captured Lightning Sculpture. E praticamente è la scultura di un... di un fulmine. Questo è veramente particolare. Andiamo a vedere il prossimo oggetto, che è questo, che è una booster. Cos'è sta roba? Credo che sia un rompicapo questo, raga. Bisogna separare i pezzi. Sono tipo due pezzi di metallo attaccati che creano una spirale, e bisogna staccarli, credo. Assieme a questo farò anche questi due, che sono Cast Love, che è livello 1, e Cast Slider, che è livello 3. Hockey Cokey Lock. Ah, questo è un altro rompicapo. Chew Brass Monkey. Anche questo voglio risolverlo tra un po'. A parte la scatola, che è terribile. È terrificante, raga. Ma come si fa a fare una scatola così? Il rompicapo è questo. Ci sono delle chiavi, un lucchetto e nulla di più. Veramente, nulla di più. A parte sto portachiavi terribile, che credo serva a risolvere il rompicapo, ovviamente. Poi andiamo col prossimo, che è questo qua, con un pallino arancione e basta. Oddio, sembra una scatola di cioccolatini. E invece sono dei dadi. Sono dei normalissimi dadi. Va bene. E non so cosa dire. Però questi dadi qua sono veramente, veramente fenomenali, eh. Io ora lancio, uscirà 3. Visto? Questa è una serie di cubi, ok? Che con ognuno di un elemento diverso della tavola, insomma, no? E costa veramente un botto sta roba qua. Costa tipo, boh, 300 euro. Allora, questi sono i cubetti. Sono bellissimi. Ah, c'hanno anche le scritte davanti. Allora, questo AL, credo sia alluminio. Questo è T. T che cos'è? T, titanio. È questa cosa qua, Element Cube Set. Costa 250 sterline. T è veramente titanio, raga. Cioè, ho detto così a caso. Q è pesantissimo. Q sarà rame? Questo è il tungsteno, perché pesa al disastro, raga. Madonna, pesa tantissimo. Questo è il magnesio, Mg. Comunque pesa un casino sta roba. Andiamo col prossimo, che è questo. Olè. Senza niente, senza nulla, senza dire nulla. Cos'è sta roba? La ruota della fortuna. Eccolo qua, si chiama E-Box Puzzle. The E-Box Puzzle was designed by Jean-Claude Constantine, quindi una garanzia. Ah, bisogna aprire la scatola. Perfetto. Ho già un altro rompicapo. Assurda sta cosa qua comunque, eh. Guardate i colori. Guardate che bei colori. È tipo una cassaforte. Ora andiamo a vedere questo. Questo cos'è? Collect them all. Ah, è tipo un cubo strano. E con questo cubo si possono formare tutte queste figure qua. Guardate che bello. A parte che il colore è terribile, credo. Geobender. Come faccio ad aprirlo? Ok, così. No, che figo. No, raga, bellissimo. Ho appena fatto una stella. E anche altri colori qua. Se spingo verso giù. Ho fatto una faccia. Che non è una faccia. Così, non capisco. È un giocattolo incredibile comunque. Ho fatto qualcos'altro. Aspetta, forse sembrava una barchetta, tipo. Sembrava una barchetta per un attimo. Però è fighissimo che cambia i colori su ogni lato. E sembra anche un po' gli elementi, tipo terra, fuoco, acqua, no? Bellissimo. Tanta roba questo. Andiamo con questa scatolina qua, che non sappiamo cos'è, ma è molto bella. E si apre così. Mazzi di carte. Ma guarda sta scatola.
assurda. Poi è tutto precario. No, guardate che belle. Abbiamo queste. Queste sono le AVH Typographic Cards. Mai viste. No, queste sono bellissime. Queste sono quelle fluorescenti, raga. Cioè, queste si illuminano al buio. Le Falcon e queste NPC. Non so. Io aprirei le Typographic, sinceramente. Queste sono le carte. Vabbè, peccato per il doppio... doppia plastica, che ammazziamo delfini inutilmente. Queste sono le Typographic. Beh, la qualità non è male. Guardate il dorso. Questo è il dorso. Particolarissimo. Tanto soffice. Forse è anche troppo soffice, non ho mai... Sono veramente strane. Arial versus Helvetica. Ace of Spades. Ma no, dai, sono tutte... Cos'è questa roba? Sono stranissime. Non capisco. C'è scritto qua in alto 6 di picche. A lettere. Fatemi vedere il significato di ste carte. Progettato nel Regno Unito da Luke Vadey, utilizza la forma di lettere e numeri per creare una grafica astratta combinata con un design tipografico di carte da gioco pulito e audace. Audace. Un mazzo completamente personalizzato, le carte presentano caratteri sovrapposti e ritaglio selettivo per analizzare i dettagli di due famigerati caratteri, creando al contempo modelli distintivi e unici. Sostanzialmente hanno preso due font e li hanno piazzati sulle carte, hanno voluto creare qualcosa con questi font. A prima vista i caratteri possono sembrare molto simili, ma le sottigliezze di ogni riga e angolo sono ciò che li rende unici. Questo mazzo mira ad evidenziare quei tratti della personalità. Influenzato dallo stile di design svizzero, AVH promette di essere davvero unico nella tua collezione, pur rimanendo funzionale per tutti gli utenti, in particolare i cardisti che apprezzeranno gli audaci lampi di colore durante le loro routine. Gli audaci lampi di colore. No, comunque sono buone, la qualità è molto buona. Preferisco la qualità al design. Ovviamente è un mazzo di carte super particolare. Guardate che non sono brutte, eh. Il fatto è solo che non le ho capite. Non ci sono ancora arrivato. Non è una cosa che posso comprendere. Proprio niente male, ma sono anche one way. Sì, per forza sono one way. Guarda che roba. Cioè, comunque non sono male. Apro un altro mazzo per consolarmi. Non sappiamo come sono, ma sembrano dei cubetti di cioccolato fondente con del pezzo di oro sopra. Cacchio, rilievo, che belle! Ma dai! Guarda che belle! Queste sono tanta roba. Altro che... Ma dai, che particolari! Queste sono particolarissime. Infatti, guarda le chocolate. Te l'ho detto io. Che sembrano dei pezzi di cioccolata. Sono dei pezzi di cioccolata. No, queste sono belle. Queste meritano. Molto belle. Sì, sì. Scorrono molto bene. Le figure sono molto particolari. E il dorso è super bello. Bellissimo. Morbide. Sì, sì. Queste approvate al 100% proprio. Mi sono consolato. Prossimi oggetti. Non abbiamo ancora finito, raga, eh. Questa cosa qua. B-E-E-B Moving Sand Art. Oh, questo so cos'è. No, questa è una figata. C'è anche una siringa. Questa, raga, non so perché me l'ha messa. Pensano che mi faccia di droghe. Questo è spettacolare, raga. Cioè, questo veramente è spettacolare. Quindi, sostanzialmente, questa, vedete, è sabbia che si muove. Questo è bellissimo. Perché dentro c'è dell'aria, no? E io devo usare la siringa in modo consapevole, ovviamente. Io credo che devo sparare dell'aria qua dentro. E mi sento abbastanza tossico, sinceramente. Ah, vedi? Guarda, guarda, guarda. Ma dai. Muovendo, buttando l'aria, la sabbia si muove di più. Scende. Con l'aria si muove la sabbia. Questo è bellissimo. Ho anche spaccato l'ago. Praticamente più aria inserisco, più la sabbia cade lenta. Vedete, adesso c'è meno aria e la sabbia si muove straveloce. Bellissima sta roba. Veramente pazzesco. Andiamo con l'ultimo. Il Vortex Dome. Spero sia questo. Ma no, c'è ancora roba qua dentro. Ma come può essere? Praticamente questo è un fenomeno pazzesco. Perché se io questo oggetto, praticamente se io lo faccio girare in senso orario, a una certa lui si ferma e torna a girare dall'altra parte. Questa è una figata. Io lo faccio girare così, lui si ferma e torna indietro. Pazzesca sta roba. Questo, raga, è fighissimo. È da costruire, bisogna stare attenti. Tac. Questo dovrebbe essere tipo lo stand, guardate. Tac. E questo lo metto qua. Voilà. E lui dovrebbe stare in equilibrio. Questa è una figata assurda.
l'uccellino sta completamente in equilibrio. E ovviamente si può fare anche tipo sul dito, no? Tac. E lui sta su. Questo è bellissimo. Mi sta dando la sensazione di magico. Vi dirò la verità. Bellissimo questo. Cioè questo... veramente tanta roba. E ora andiamo a vedere l'ultima parte, l'ultimo oggetto, che è il mio preferito, l'ho lasciato per ultimo. L'ho cercato dappertutto, raga. Non potete capire quanto io lo abbia cercato, che è questo qui. Si chiama Vortex Dome. Guardate che roba. Praticamente ricrea, diciamo, la sensazione della tempesta, no? Dell'uragano. Quando rallenta. È pazzesca sta roba. Cioè questo, raga, vale tutto il video, tutto, tutto vale questo per me. E io lo guarderei così per ore. Poi rallenta e si crea tipo l'uragano. Bellissimo. Dipende da quanto giri e come giri, eh. Guarda, devo toccare. Devo rallentarlo io. No, aspetta. Ho capito, se io gli do un giro da una parte e contemporaneamente gli do giro dall'altra, si crea la... si crea il tutto, guarda! No! Questo è incredibile. No, raga, dal vivo... dal vivo è incredibile. Non so se da video renda uguale. Ma dal vivo è pazzesco. E più premo... più cambia le forme. Bene, con questo io ho chiuso il video. Posso stare qua a giocare tutto il giorno con sta roba. Bene, io ringrazio JP Games per i regali, per questo video ovviamente, per avermi dato l'opportunità di farvi vedere degli oggetti strani. Vi ringrazio davvero tanto perché hanno degli oggetti strani di alta qualità. Nel frattempo continuo così a guardare questa cosa mistica. Ma vi chiedo di dirmi qual è stato il vostro oggetto strano preferito e perché. E se avete altri oggetti strani da consigliarmi, ovviamente fatelo nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!